Buon salve! Stavo già capottando. Niente, è il grande giorno, è il 27 luglio e siamo a Movieland. Sono le 17 qualcosa e niente, siamo arrivati, è il grande giorno, siamo venuti 4 fottuti anni e come si aspettava c'è il mondo, siamo tutti appassionati. Infatti ho regato un po' al gruppo e poi aspetta un attimo. Scusi, salve. Qui abbiamo Eric. Ciao. Salve Sasha. Salve, esatto. Buongiorno. Sì, no, esatto, c'è anche Mirko. Buongiorno. E lui è Lorenzo. E poi abbiamo altre delle a seguito. E intanto perdiamo gente, esatto. Ah sì, no, poi là ci sono, esatto, anche Jack e Efren. Poi un attimo. Capiremo un attimo. No, salve Luca, salve. Vedi, sempre. Vedete che poi ci si ritrova perché oggi è una giornata particolare. Aspettavamo ovviamente Two Disaster da una vita, 4 anni ripeto, e sui forum, gruppi Facebook, gruppi WhatsApp, Telegram, cioè ovviamente ci è dato appuntamento ad oggi. Intanto saluto gente e quindi c'è un'energia, senti un'energia e dici cazzo, sono qua per un motivo, per questo, sono qua per Disaster, non vedo l'ora, e poi una bella cosa per ritrovarci. E niente, siamo tutti emozionati, aspettiamo le 18.30 e via, intanto facciamoci un giro insieme agli altri e curiosiamo, quanto pare a proposito sì, c'è il secondo autobus, quindi già tanta roba, quindi dai. Per lo più oggi andremo a goderci un po' quello che è la presentazione, diciamo tutta la stampa, l'inaugurazione, tutto. Invece domani, siccome sarò con il buon Ross, andremo a vedere nel dettaglio l'attrazione. Quindi stasera ci godiamo un po' il tutto, l'atmosfera, un po' tutto quello che succederà. E domani andiamo più nel dettaglio. Sì, intanto sto vedendo cose. Vabbè, di bilanci arrivati, cioè particolari. Comunque a proposito, sto notando che comunque un sacco di persone, comunque ci sono anche gli influencer e via dicendo, hanno comprato il VIP ticket, sapete quello che vi dicevo, dei 72 euro. E quindi poi io ho un ragazzo che è infiltrato che l'aveva preso, poi dopo ci faremo raccontare da lui se mai. E niente, continuiamo a farci un paio di giri, va. Mirko è appena diventato un addetto ai lavori, quindi sul banco. Mi scusi, un gelato, posso avere un gelato per favore? Posso avere un gelato adesso? Tipo. Sì, grazie. Cioccolato e mango. Così. Allora, con questo caldo, io e il buon Mirko siamo presi uno smoothie. Che. Madonna, ragazzi, sono 34 gradi. Cioè. Per dire. Signor Mirko, mi dispiace un attimo disturbarla. Poi si può fare anche il suo smoothie. Prego, infatti. Esatto. Stiamo rinfrescando. Esatto. Ma ecco, allora. Stavo facendo prima d'antas, ma siamo stati interrotti dal buon Lorenzo e dovevo recuperare il telefono. Comunque, aspettative. Allora, 4 anni, io ho le aspettative medio alte. Ok. Mi aspetto un qualcosa di molto impattante, molto bello. Sappiamo che è una preapertura, test. No, hanno detto che completamente aperto. No, io mi sono fissato su sta cosa. Su sta cosa mi sono fissato. Se lo sai te. No, beh, l'hanno detto loro. Vabbè, allora ci aspettiamo tutto. Sempre meglio, pur migliorabile, è sempre pur migliorabile, sì, sia chiaro. Meglio. Sia chiaro. E io mi aspetto tanto, ho un sacco di hype. Aspetta, da 4 anni. Quattro anni. Sì, quello, cioè, primo progetto sì. E basta. Sì, sì. Vabbè, niente, noi stiamo guardando Lorenzo che sta fantasticando. Perché stai commentando i bambini, stai sperando che si ammazzino? Sei una brutta persona. No. Ti... Bello. Sono TikToker.
Madonna, che siano lodati sti ventilatori, che siano lodati, giusto? Mamma mia, meno male. Comunque qua vediamo, Mirko, che secondo me c'era una premiazione a sto punto, perché vedi, ci sono tutti quelli che hanno partecipato alla caccia al tesoro, quindi vediamo un po' che succede. Può essere. Sì. Comunque alle 18.30 in caso scappiamo tutto di là. Sì. Ma sentite che atmosfera c'è oggi! Cioè, sono tutti appassionati, abbonati! Per fortuna siamo usciti prima da Rambo, cioè praticamente all'inizio, perché qui a Disastro ovviamente si sta già calcando la gente, quindi andiamo già a metterci in coda, a vedere un po', a spulciare e via dicendo. Ci siamo, ciao a tutti, mamma quanta gente, scusate, vengo dal cantiere, quindi mi sono appena cambiato e niente, non mi sono neanche preparato un discorso. Debbie, vero, ma no? Sì, certo, ciao a tutti, vi presento Debbie, che sarà la vostra hostess on board, perché trattasi di un tour. Esatto, ma non, cioè, non è che tutte le volte che voi farete la trazione ci sarò io? Assolutamente sì. Ah, sì, sempre? Un contratto pluriennale. Tutto l'anno, sì, tutti gli anni. No, ecco, una cosa che ci tenevo è che non so se dire troppo e spoilerare, che è la parola sì. moderna. Proviamo a metterci qua, che magari dà fastidio. O dire troppo poco. Cosa facciamo? Diciamo giusto, Fabio. Diciamo è giusto. Allora, scherzi a parte, per Moviland è un'attrazione che ha impiegato quasi 4 anni di lavoro e io sono tornato bambino a realizzarla. Perché? Perché parla degli anni 80, la decada, insomma, una delle più famose del cinema, che ci ha regalato tantissimi blockbuster, e i blockbuster sapete benissimo sono i successi cinematografici, in più perché io quasi 35 anni fa vidi una roba molto simile agli Universal Studios e fu lì che partì la scintilla quando tornai in Italia di dire costruiamo qualcosa del genere. E vi posso assicurare che ci sono dei frammenti dentro dell'attrazione, nel ride, che mi ricordano proprio quei momenti e anche delle persone che ahimè non ci sono più, purtroppo, perché la vita è un po' così, quindi bisogna godersela e venire a Moviland intanto. Detto questo, abbiamo fatto insomma un investimento importante, non voglio parlare di soldi, stufare la gente, però vi posso assicurare che tutto il mio team, e quando dico mio team è un team italiano, totalmente italiano, fatto da, potrei dire, una manutenzione e... è riduttivo dire manutenzione, perché abbiamo scenografi, carpentieri, falegnani, muratori, tecnici, insomma non voglio fare nomi e settori per non dimenticare qualcuno, però veramente questa attrazione ha potuto prendere luce e vita grazie al lavoro di loro, che è durato quasi 3 anni. Mi emoziona anche un po' perché, visto che è un'opera importante, visto che arriva dopo 21 anni d'apertura di questo parco sul cinema, abbiamo anche chiesto una cortesia ad un grande che è un po' il Morricone del cinema, cioè colui che ha disegnato e ha raffigurato tutte le locandine dei film che conosciamo. E quindi è Renato Casaro che è qui tra noi. Grazie Renato. Dovete sapere che per me è veramente un orgoglio, perché è una persona che il cinema, cioè lui parlava con Fellini, ecco, sapete che è Fellini, spero, vero? Sì, dai, cioè, lo sappiamo, no? E quindi
secondo me Blockbuster, cioè Disaster, ha proprio dei blocchi, no? Il blocco di Blockbuster, non a caso Debbie in persona amica molto a quello che era il look tipico dei Blockbuster, sempre degli anni 80-90, che una volta, ragazzi, si andava a noleggiare le VHS. A proposito, è così? A proposito, abbiamo una VHS? Ce l'abbiamo! Ah, perché oggi abbiamo fatto un concorso dove ha cercato la VHS di Disaster! Ecco. Ce l'abbiamo, la prima! La prima! Cioè, qui dentro, qualche anno fa, c'erano i film. Ci sono ancora! Cavolo, ma... Oh, cavolo! L'hanno provata, è quella giusta, è quella di Disaster! È quella! Quindi, a questo punto però, prima di iniziare, perché non voglio spoilerarvi, quindi lascerei che proviate sì? L'attrazione per poi dirvi com'è andata, ok? Quindi da parte nostra l'abbiamo chiamato un test tour, proprio perché è veramente il test. Abbiamo veramente lavorato fino a un quarto d'ora fa per mettere insieme un'attrazione che, come tutti ben sapete, può essere che nel corso di un mese sia sviluppata e ottimizzata. Perché poi quando si vanno a provare le attrazioni con il pubblico si scoprono cose diverse da quelle che si pensava. Comunque non voglio dilungarmi, anzi chiamerei Chris che ha l'elicottero sul posto, più che altro per sapere se King Kong è a posto, gli squali sono a posto. Chris, mi senti? Chris? Fabio, mi senti? Sì Chris, ti sento, dove sei? No, qui la linea è un po' disturbata, stiamo sorvolando l'area di Kong in questo momento. Ok, scusa, porta pazienza. Bene, io direi che noi siamo pronti. Siamo pronti? Sì! Senti qua, il pubblico è impaziente. Dai, vieni qui che ci dai l'ok, così almeno... gli squali sono a posto? Allora, le creature sono sotto controllo. Stiamo cercando di capire se nella parte meteorologica il tempo si stia assestando, perché ci sono dei problemi. Nuvole in arrivo. Ok, allora dai, vieni qui che vediamo di partire. Un attimo. Chris? Stiamo avvicinando, siamo okay. In avvicinamento. Roger, di solito. Roger? Arriva l'elicottero, c'è un parto, siamo finta. L'elicottero? Chris, sei licenziato, mi senti? Chris? Fabio, ok. Ma dai! Ecco qui! Chris, perfetto, un attimo, scusate, abbassa la musica un attimo, ma il videoregistratore dov'è? Non lo so, devi portarlo tu Fabio. No, io ho fatto dell'altro, no? Scusate, qualcuno ha un videoregistratore? Fabio? Sì, avanti. Ascolta, dovremmo avere nella zona props quello che ci serve. Ho capito, ma qui è sempre un'improvvisazione, non si fa così. Comunque dai, vai subito a recuperare, ok? Ci penso io, resta in contatto, che ti aggiorno. Ok, va bene. Bravo, sarà veloce, mi hanno detto. Prendi nota, Chris, il scienziato. Scienziato dopo però. No, adesso abbiamo organizzato tutto per bene. Videocassetta divisa Chris che sorvola e invece ci manca il videoregistratore, anche perché senza quello non si parte. È uno strumento che si usava negli anni 80 dove si inseriva quella roba lì, la cassetta. Ci fai sentire vecchi, guarda. No, che qua io a mia figlia a volte dico senti questo disco e lei mi guarda e mi dice papi pezzo. Guarda che metà delle persone che sono qua sono state ai Blockbuster. Quanta gente conosce il Blockbuster? Dai, ci rincuora almeno, grazie. Beh, allora sono galvanizzato da queste cose. Allora, dato sentiamo poi Chris, naturalmente se mi senti, batti un colpo, ok? Quando ti avvicini. Ok. Stiamo già per caricare la cassa con quello che ci serve. Sto atterrando adesso al campo base. Ok, area props, giusto? Sì, mi raccomando, non distruggermi quello che abbiamo con calma messo in ordine. Perché so che... Ti dico che è l'unico pezzo
non ce ne sono altri. Ok, quindi è nelle tue mani, ok? Quindi vedi di portarlo qui, perché sennò non possiamo dare il là al film. Hai capito? Roger. Ok, Roger. Cioè, già me lo vedo con gli occhiali, capito? È lui, il Ray-Ban. Ray-Ban. Okay. Ok. Vabbè, nel frattempo, non spoiler, giusto? No, vuoi dire qualcosa? Sì, Fabio. Chris, ti sento. Fabio, abbiamo appena caricato la cassa. Quindi tra un minutino sarete qua, più o meno. Sì, attenzione perché adesso, giusto in lontananza, sento le urla della creatura, non è un buon segno. No. Ascolta, avete dato i 18 quintali di banane questa mattina? No, questo lo chiedo a te. La creatura? Io l'ho vista una volta per poi non volerla più rivedere. No, ma è vegana, eh? È super vegana. Solo banane biologiche. Bravo. Non trattate chimicamente. Chris, dove Chris sei? Fabio. Ci sei, Chris? Cercando di fare molta attenzione perché la manovra di deposito di questa cassa è molto pericolosa, quindi ci dobbiamo avvicinare con cautela, voi state molto attenti là sotto. Sì, per fortuna che si chiama disaster, non vuol dire niente, non vuol dire niente. Sapete quante volte l'abbiamo detto in queste settimane, è un disaster, però dai, ci arriviamo. C'è qua l'auricolare che... Ma non ce l'hai in realtà. No, ma è cinema, dobbiamo fare. Ah, è cinema, scusi, va bene. Scusi. Ok. Allora, faccio senza auricolare. Fai senza auricolare. Chris, dove sei? Fabio, scusami, ma abbiamo trovato un'intemperia nel lato nord. Siamo stati appena mancati da un fulmine. No, il tornado è più a sud che a nord. Quindi se non siete così cotechini, potevate evitare il tornado, no? Se n'è andato ed è già tornato. Abbiamo un pilota simpatico. Fabio, sono sopra di te. Ok, sei tu. Oh, ecco. Okay. Abbiamo il VHS. Ce l'abbiamo! È lì. Ok, allora facciamo subito la cosa più importante perché sennò qui si stancano. Allora, dammi la mano, grazie. Questo non va più, anzi va. E ci vediamo. Cavolo, c'è su stereo. Grande, grande Chris. Allora, ok, aprite il microfono alla Debbie. Brava, brava. Cavolo che ricordi. VHS, eh? Era 80 anni fa. Invece no. Invece era qualche anno fa. Qualche anno fa. Allora, avete testimoni, diamo il via al film di Movieland 2024. Colpa mia. Come promesso, ok? Tanti non ci credevano, però grazie ai nostri cazzuti di ragazzi ce l'hanno fatta. Perché dicono Italian Street Better, però non so se è il lavoro o qualcos'altro. Ok, allora andiamo. Siamo pronti? Vai! Insieme? 3, 2, 1, disaster! Andiamo fuori il volume. Sai che Chris ha rotto qualcosa. Ah,
microfono, grazie. Eccoci qua, Sam. Sentite, grazie. Si sente? Sì. Allora, a nome un po' di tutta la mia famiglia, nonché il presidente, mia figlia, mia moglie e due figlie che abbiamo, figlio e figlia, che ultimamente si sono aggiunte al nostro gruppo, vi vogliamo dare il benvenuto, quindi, a Disaster. Aspetta che tagliamo, tagliatevi due, dai. Taglio femminile porta bene. Allora, un attimino, sono anch'io, ok? Ok. Pronto a tagliare? 3, 2, 1 e taglio! Abbiamo un po' creduto tutti di morire, un pelino, però bello, sì, bello. Tutti. Ok, sta per succedere il casino perché aprono e ci sarà... Con calma, dai. Noi con calma, il problema è sai che è la gente. Vedremo adesso che succede. Se io mi trovo quello che fai, ve lo giuro. Che stanno dicendo ovviamente di entrare con calma, perché è giusto che sia così. Sì, è tornato il primo bus perché sentiamo degli applausi. Ma lo fanno tutti? Niente, la gente ha deciso di entrare e basta. Purtroppo è successo. La gente è entrata. Mirko, ce l'abbiamo fatta! Ce l'abbiamo fatta! Allora, c'è stato pericolo, tanto pericolo come avete visto. Purtroppo un'organizzazione, non so, avrei fatto una linea, una pin line un attimo più organizzata. Però ce l'abbiamo fatta, siamo in quello ufficiale e dai. Dai, adesso arriva il bello, con calma perché c'è coda anche qua, con calma. Beh dai, per farsi perdonare, Mirko ci è andato i popcorn, dai, dai, carini. Sì, esatto, esatto, esatto. Sono carini però, il package è molto carino, eh. Molto carino. Anche lui, anche lui, anche lui. Come sono, Eric? No, dai! Volevamo far entrare da Milano. Vieni qua, vieni qua, vieni qua. Facciamo una clip dedicata e vi spieghiamo un attimo cosa è successo perché... No, è un disastro! Ma vero dentro. Tu capisci? Cosa? Ah, non lo so. Tu di smetti di fare spoiler innanzitutto. No, no, confermo, ha detto. Ha detto? Eric, di sì, Eric. Eric, di sì. Di sì, Eric. Ok, vabbè. Lui sa perché devi dire sì. Abbiamo fatto un viaggio insieme e poverino è stato maltrattato, cioè... però eravamo compagni di stanza e ti trattavo bene. Ok. Adesso c'è un po' di zig zag, raga, però dai, ci siamo. Guarda, se lì li hanno spaccato a metà, era un po' che lavoro. Un disastro. Esatto, bravo Mirko, esatto. Primo giro anche per un gruppo di Gardalai, vedo là. Il Cami Tom Hanks anche. Vabbè, oggi, guarda, vuoi proprio pure il giro loro. Ma pochissimo però. Come notavamo prima con Mirko, eccetera, tanti nomi qua sono distorti, eccetera, quindi andate a curiosare, trovate quello di Fabio e via dicendo. Quindi sono carini. Poi dicevo, vogliamo mettere quanto sono fighi i poster. È un compleanno! È un compleanno, auguri!
Pagata bene! Pagata bene! Anche Asmo va bene! Scusate, chi è il festeggiato? Alzi la mano un attimo! Buono, adesso che lo sappiamo, poi tira fuori il portafoglio alla fine, eh! Scusa, ok, poi farò chi... Cosa si sta trasformando sta coda? Io voglio dire! Voglio dire! Allora, ci siamo? Ci siamo? Beh, mi metto qua io, beh, metto qua io. Guarda. Vai, salvo me dove vuoi. Guarda, metto... Metto qua io, dai. Metto qua. Boh. Potete venire qua? Dai, hanno due follower che mi seguono, quindi prego. E niente, boh, vediamo. Allora, la tensione è altissima. Oh. Tremo. Sono felice, vediamo. Mirko, è carico! Eri, Lori, vieni, siete carichi! È carico. Guardate com'è impegnato Eric. Sì, sale. Mettiti dietro. Ma sì, mi metto qua. Metto qua. Boh. Metto qui. Vediamo come va. Prego. Ciao Eric. Esatto, Mirko, sei in reverse, esatto. Andiamo, chiude le porte, vediamo, dovremmo partire. Andiamo. No, siamo vivi. Ci siamo! Ci immergeremo nella atmosfera epica dei film catastrofici. Vi svelerò il fascino e tutta l'adrenalina che scaturisce da queste. Non sapete cosa sono? Sono bestie VHS. Da qui sono le teste di emozioni che sono indietro da spazio. Spiegate le scatole. A proposito, sapete cosa significa il termine blockbuster? Un film con un successo di pubblico così forte da svelare nulla. È da qui che parte la magia. Dal 1985 è stato anche nominato un'unica catena di videoleggio. Esatto, proprio questa. Oh, che ricordi? Se la non lasciate a cercare il film giusto da guardare con gli amici. Il Io guardo e basta. Facevamo subito scorta prima di uscire. Allora, che ne dite? Proviamo a vedere cosa succede? Iniziamo da questa.
funziona davvero. Questa è la magia di un video. Però, meglio se questa la mettiamo via. Vabbè, perché un po' di azione però. Alla fine, sparatori, direi che ci siamo. Amore. Ci sono degli attori! Sono degli attori! Scusate, ho delle armi! Io sono per l'amore! Sì, vedo facce da veri intenditori. Oh, salve! Dimmi che non è il miglior whisky della vita. Allora aspetta che andassimo la disponibilità. Bene, bene, potete andare. E mi raccomando. Ti voglio bene. Oh. Ciao! Ma dai! Beh, infatti, io passa il goccio! Certo, ma lo sto passando a tutti! Oh, scusa, madonna! Ah, ma è whisky vero? Sì! Era vero! Ora, Salvo! Ma che c'è? Madonna! Siamo pronti a vedere nuovi misteri! C'è una atmosfera. Guarda, c'è un cucci. Ha sentito anche voi questa musica? Finisci. Oh, io che è? Che no. Avete provato la prova. Ah, ma è un attore anche questo? Ora siete il mio potere. Ci scusi. E niente, piccolo problema, abbiamo preso la serranda e andiamo a piedi. Vabbè, oh, esperienza plus, eh! Esperienza plus, Mirko, esperienza plus. Dai, pensala così. Video, clickbait. Esatto, esperienza plus. Io la valuto così. Vabbè, possiamo un attimo esplorare il set a piedi. Cioè, oh, oh, approfittiamone. Cioè, scusatemi. Diamo sta opportunità di esplorare un attimo. Intanto c'è l'altro autobus. Ciao, salve. Chi aveva detto che lo facevamo a piedi? Sì, stiamo sì. Facendo a piedi. Allora ecco chi l'ha guffata. No, non l'ho guffata io quella, non l'ho detto io. Io ho detto della. Cioè, se ci investono. Oh, basta, smettila. Smettila. No, non io, io non c'entro nulla. Loro due. Loro due. Intanto è arrivato l'altro autobus, intanto siamo qui. Vabbè, intanto guardiamo. Intanto. Ok, ci riportano su. Vediamo un attimo. Ciao, aspettate tutti. Ciao. È colpa nostra. Vabbè.